Signori, bentornati carissimi nel canale dello zio Marut. Oggi con un doppio video. Se vi siete persi, andatevi a recuperare il video della Final Card Review di Regni Settentrionali e le Neutrali. Ma oggi c'è anche la nota della patch. Note della patch 9.4. Vediamo che cosa cambierà oltre all'espansione nel nostro amatissimo gioco. L'aggiornamento 9.4 segna l'uscita della terza e ultima espansione del set Price of Power, il raccolto del dolore. Sebbene questa espansione sia ovviamente la protagonista dell'aggiornamento, come al solito è accompagnata da altre modifiche, tra cui il bilanciamento delle carte esistenti. In seguito trovate un elenco di tutte le novità di questa versione. Modifiche: aggiornate le carte consigliate nella schermata di costruzione del mazzo per ogni abilità da comandante. Vabbè, non ho più pallida idea di che cosa sia. Rielaborata l'implementazione di come viene assegnato lo stato di spia, quindi hanno cambiato come viene assegnato lo stato di spia. Le descrizioni delle carte interessate sono state modificate. Spia non è più implicitamente concesso alle unità che vengono spostate, evocate o messe in gioco nella metà di campo avversaria, a meno che non sia specificato nella descrizione. Quindi, a meno che non è specificato nella descrizione della carta, adesso non prenderanno spia in automatico. Sequestro ora segna rimuove spia dall'unità prima di spostarla. Questo significa che in ottica Terranova, se voi andate a fare un'amnistia e la spia la prende dopo nella parte di campo vostra, adesso lo prenderà subito e quindi sarà targettabile da Terranova. Le unità sleali ottengono sempre spia quando vengono messe in gioco. Aggiunta l'opzione di non svelare, di non salvare il mazzo dopo aver apportato modifiche. Questa è una modifica a livello tecnico, quindi non vi chiederà di salvare il mazzo per forza. Uno potrà decidere di uscire dal mazzo senza salvarlo. Nuove funzionalità: nuova espansione, il raccolto del dolore, nuovo albero nel libro delle ricompense. Ci sarà sia Octavia Hale che Wilgefortz. Nuovi prodotti, tra cui barili per il set Price of Power. Ovviamente i barili di Way of the Witcher verranno rimossi dal negozio, quindi non ci saranno da domani, cioè da oggi in realtà, perché io sto registrando nella notte. Non ci saranno più i barili di Way of the Witcher, ma saranno sostituiti dai barili di Price of Power, dove potranno uscirvi tutte le carte di tutti i set della nuova espansione. Neutrali, andiamo a vedere i cambiamenti. Conte Caldwell, ora la descrizione specifica che Conte Caldwell ottiene spia, perché appunto non prenderanno spia in automatico nel momento in cui cambiano parte del campo di battaglia, ma deve essere specificato nella descrizione. E quando si sposta nella metà di campo avversaria, perde spia quando torna nella propria, in conformità con le modifiche a spia di qui sopra. Siegfried di Denethor, forza modificata da 5 a 6, altro che non è il tizio che purificava tutte le creature in board a costo 7 provision, adesso costa 6. Hanno fatto delle modifiche ai Purify. Infatti lo sciamano passa da 5 a 4. Lo sciamano da 5 a 4 è un bellissimo cambio. Avere un Purify generico 4x4 a 4 prove è ottimo. Maledizione di Uma, costo di reclutamento modificato da 11 a 10. Questo è un cambiamento metà definer. Finalmente potremo giocare la nostra maledizione di Uma a 10 prove. Signori, mostri Mammuna nerfata nuovamente, costo di reclutamento modificato da 11 a 12, continuerà a essere giocata, state tranquilli, non cambierà assolutamente nulla. Piano piano arriveremo al costo giusto di Mammuna, che penso che sia 14 più o meno, 14-15. Regina della Notte, anche lei Purify, forza modificata da 5 a 6, ovviamente, quindi buffa la forza, ma il bleeding passa da 4 a 3, quindi semplicemente più body, meno bleeding. Se la usate come Purify, avete un Purify di 6x6. Non male. Sorvegliante dell'anagrafe, farà anche lui forza e costo di reclutamento modificati da 5 a 4, quindi Purify di classe che ha subito una modifica sia nella forza che nel costo. È una 4x4 che può purificare le unità avversarie, però è di caccia selvaggia, quindi se volete mantenere la devotion vi servirà sta carta. Demone putrefatto, danno dell'abilità ultimo desiderio modificato da 4 a 5, adesso non sparerà più 4 quando muore ad unità nemica casuale, ma sparerà 5. Non cambierà niente. Skellige, Artis subisce un rework, costo di reclutamento modificato da 8 a 12, quindi 4 provvisioni in più sono tantissime. Abilità modificata in schieramento, metti in gioco un seguace con costo di reclutamento di 4 dal tuo mazzo. Quindi metto in gioco semplicemente un seguace con 4 di costo di reclutamento.
Per questo ha preso 4 punti di body in più, quindi tinna anche il deck. Retrovie mantiene comunque la sua abilità di ogni volta che un'unità viene messa in gioco, sia nostra che avversaria, la danneggia di una quantità pari alla metà della relativa forza. La particolarità è che adesso lo possiamo schierare avanti, comunque mantenere l'abilità schieramento se non vogliamo sfruttare la sua passiva. Diciamo che non è male, il problema è che non lo so, i seguaci non mi fanno particolarmente impazzire, potremmo anche andare a vederli al volo. Seguace a 4 prov, quindi neanche seguace in generale. Seguace a 4 prov, possiamo mettere lui e quindi che si autocura su Artis. Possiamo mettere lui che è una 7, se lo scriviamo davanti, quindi Artis è una 5. Sarebbero 12 punti. Possiamo mettere lei. Lui ha subito anche un buff alla forza. Ecco, se mettiamo lo Svalbard fanatico, si gira subito che è una 6. Mettendo Artis dietro, quindi sarebbero 5, 6, 11. Cioè, non giochiamo sovra prov. Cioè, questa è la cosa che non mi convince. Non giochiamo sovra prov. Boh, perché giocare Artis? Ve lo faccio rivedere per chi non sapesse chi è Artis. Eccolo qua. Adesso costerà 12. È un umano seguace druido, sì, lo potete giocare in un mazzo scenario, però sono scettico al riguardo. Sono scettico al riguardo, torniamo nelle note della patch. Gremist finalmente non è più una 7 prova, ma una 6 prova, quindi una 6x6. Ammond prende forza 7, quindi mantiene il suo spostino bar più bleeding. Rith di Sidrifa ora applica condannata all'unità richiamata. Vilkarl, costo di reclutamento modificato da 8 a 7. Questo cambio è interessante perché Vilkarl a 7, 3 ping e diventano a 12, non male. Druida dei Corvi, forza modificata da 4 a 3, quindi passa a forza 3, ma il costo di reclutamento da 5 a 4. Quindi adesso un altro druido a 4 provviso. Questo è un buon cambio. Questo qua è un buon cambio, mi piace perché comunque la druida è una 3. Che può giocare 3 di base body, che può avere un buff di 4, quindi può giocare per 7, 7 per 4, druida che procca scenario non mi dispiace. Demon nave leggera passa da costo di reclutamento 5 a 4, questa mi piace parecchio, quindi la mia bella Demon nave leggera passa a 4 prop. Seguace di Melusine, forza modificata da 3 a 4, speriamo che questo cambiamento lo possa portare in meta, 3 faceva schifo. 4 con 1 armor. Vediamo, vediamo. Sono scettico su sta carta. Svalbard macellaio, ve l'ho spoilerato prima. Forza modificata da 4 a 5. È preda da trofeo. Ha un nuovo nome e nuovo tipo. Ora si chiama ramponiere e ha 2 di forza e 4 di costo di reclutamento. Abilità schieramento: sposta un'unità nemica sull'altra sua fila e dan la danneggia pari a un valore pari al numero di unità su quella fila. Praticamente prima era una spell, adesso è un'unità che ha 2 di forza e 4 provvision. Sposta un'unità e fa danni a quell'unità pari al numero di carte che ci sono in quella fila. 4 provvision, interessante. Regni settentrionali, Kokode, schieramento sostituito da fervore ordine, quindi non è più una carta che dobbiamo sfruttare subito, ma possiamo aspettare, possiamo fare un posizionamento tattico e attivare l'ordine quando decidiamo noi. Il Dico, forza modificata da 5 a 6, potenziamento ordine modificato da 5 a 4, quindi ha preso uno più di body, ma uno in meno di potenziamento, quindi a livello di punti uguale a prima, ma fornire fervore non richiede più che il Dico abbia ispirazione. Quindi fervore adesso lo dà sempre. Questa modifica il Dico è super interessante, perché il fatto che non debba avere più, il body più alto. Non deve più essere ispirata per dar fervore. Il Dico, secondo me, signori, diventa una carta interessante. Occhio ad il Dico nella prossima patch. Kyramez, forza modificata da 5 a 6, un punto in più. È buono anche per resistere eventuali spari. Sabrina Glevisig, costo del reclutamento modificato da 6 a 8, ma i danni dell'ultimo desiderio modificati da 2 a 3. Quindi potenzialmente su una fila, anziché fare 2 danni a tutta la fila, può fare 3 danni. Quindi un punto in più se nella fila ci sono 7 carte, fondamentalmente fa 7 punti in più, quindi fondamentalmente prende 2 di provvisioni in più per fare dai 5, 6, 7 punti in più. Quindi in realtà è worth
come cambio. Ovviamente pagarla 8 non è poco. In realtà questo potrebbe essere un buff. Questo potrebbe essere un buff a Alzur. Perché adesso a 6 non può uscire più sta carta. Quindi in realtà sta carta l'hanno fatta per buff, ve lo dico io, l'hanno fatta per buffare Alzur. In maniera tale che Alzur non c'ha più quel drawback di prendere Sabrina. Alzur diventa una carta quindi sempre forte. GG, well played. Maga dannata. Recupero modificato da 2 a 1. Quindi adesso ogni turno può risparare su uno scudo e buffarsi. Temeria tamburino passa da forza 3 a forza 4. Armatura da 1 a 0. Quindi torna a essere una tempo play da 4 anziché che da 3. Però il tamburino è bypassato da tempo ormai, quindi cambierà veramente poco. Scoia'tael, Barnabas Beckenbauer, potenziamento modificato da 2 a 3. Questo è un cambio importante perché Barnabas prima giocava per 12, adesso gioca per 15 se c'ha 3 target. Più tutti i proc di Harmony. Non è male Barnabas a 15. Occhio, occhio, occhio. Haralgord, questo è un nerf importantissimo, un nerf giustissimo che andava fatto. Il potenziamento dello schieramento, quindi solo dello schieramento, è limitato a un massimo di 12. Quindi adesso Gord è una 3 di base, massimo può prendere 12 punti dallo schieramento e quindi giocare comunque per 15 che è dignitosissimo, ma potete mantenere land buff, potete buffarlo di 2 da consiglio di Isengrim. Quindi comunque giocare per 17. C'è inoltre da dire che con tutte le spell che tirava adesso era palese che Gord andasse nerfato. Ed è giusto così. Ma c'è anche da dire che adesso che Gord ha un massimale di 15 punti totali, comunque 12 di potenziamento, si potrebbe pensare di togliere qualche speciale in meno per mettere qualche unità in più. Quindi un nerf che io apprezzo tantissimo. Ida Emen FC. Si sa, sto nome è possibile. Forza modificata da 5 a 6. Quindi adesso un Purify 6x6 che può dare anche Vitality. Ma la vitalità è stata abbassata da 4 a 3. Quindi stesso trattamento che ha ricevuto la vampira di mostri. Zoltan Guerriero passa da costo 11 a costo 10. Non male. Nano Berserker passa da forza 3 a forza 4. Quindi anche dei piccoli buff a nani. Genieri Vried. Forza e costo del reclutamento modificati da 5 a 4. Generi da 4, insomma, manco male. I cambi di squadra non mi sono dispiaciuti. Il nerf di Gord è fondamentale. Nilfgaard, tradimento. Ora assegna anche spia all'unità bersaglio, cioè quindi quella in mezzo. Quella in mezzo che spara le laterali dà anche spia. Ci sta. Usurper, ora assegna spia agli agenti evocati in conformità con le modifiche. Ok. Osservatore, signori, finalmente. Ringraziamo il cielo per questo cambio. Non è un vero e proprio nerf, ma è comunque un bilanciamento di Gortrubaid. Perché l'osservatore adesso diventa l'alchimista della vipera. L'alchimista della vipera diventa l'osservatore con 2 di forza, però. Quindi l'alchimista della vipera passa da forza 5 a forza 2. Quindi vuol dire che non possiamo più da Gortrubaid tirare l'alchimista all'occorrenza. Adesso, se volete giocare l'alchimista, dovete giocare l'osservatore di mazzo, cioè lo dovete giocare di main. Quindi adesso anche tag soldato potrebbe essere giocato da Raum. Finalmente CD Projekt ci hai messo 9 mesi a capire che questa carta schifosa almeno la dovevi togliere da Gortrubaid. Abilità, ok. L'osservatore, per chi non sapesse che cosa faceva, svela un'unità casuale dal mazzo dell'avversario e si potenzia di un valore pari alla relativa forza. Sindacato, signori, anche sindacato è stato toccato. Questa sarà ricordata come la patch che ha toccato Gord, che ha toccato l'alchimista della vipera e che ha toccato Trivella. Ebbene sì. Soldi sporchi è stato buffato, passa da 15 a 16 prov. Stanno cercando di pushare il famoso archetipo taglie e soldi sporchi potrebbe essere un buon leader. Tamara Stranger passa da forza 4 a forza 5, questo penso che non cambierà assolutamente nulla. Il cambio che inciderà tantissimo sul meta di sindacato, considerando che sindacato non ha preso praticamente nessuna carta nuova, si ritrova anche Trivella reworkata e nerfata. Nerfata rispetto a prima, in realtà si aprono nuovi spot. Su Trivella c'è stato tanto da chiacchierare anche sul gruppo Telegram, nel quale vi invito ad entrare a far parte. Trovate il link di invito in descrizione di tutti i miei video. Profitto 2, quindi profitto è aumentato di 1. La tariffa rimane sempre 2, danneggia di 1 unità nemica.
Ma adesso non deve stare più vicino agli spezzacorone per sparare 3, bensì dovete giocare una carta crimine in questo turno. Quindi per tutta la durata del turno, allora il round sono i 10 turni, no? Che ci sono e che dovete vincere. I turni e il turno stesso, quindi tanti turni formano il round, ok? Quindi quando andate a giocare una carta crimine, semplicemente fare dei 3 danni anziché uno ogni volta che spendete 2. Per il resto del turno stesso. Quindi andate. L'idea qual è? Che ovviamente non potete più fare la tempo swingata di giocare alla 6. Non potete fare la tempo swingata del setup. Gioco trivella e spacco tutto. Adesso trivella va giocata prima e va protetta. Però c'è da dire una cosa: tanto ha uno in più di profitto. Seconda cosa, con jackpot, quindi per esempio potrebbe entrare a 7. Ok? Se avete 9 coin. Seconda cosa. E potrebbe essere una carta che snowballa round 1. Perché se voi partite di blue coin e giocate il velo e mettete il velo su Trivella, Trivella non ha bisogno del setup vicino, sta alla sua bellissima 9 di forza con velo. E ogni carta crimine che tirate sparate 3 e snowballate. Adesso potrebbe essere giocato questo archetipo taglie con Trivella, con jackpot. Potrebbe essere giocato con soldi sporchi. Potrebbe essere giocato con pagamento illecito. O potrebbe mantenere comunque la versione full taglie o ibrido taglie con Trivella. Che secondo me con le taglie adesso worka molto bene. Potete proteggere Trivella con un fabbro. Potete proteggere Trivella con un defender. Potete proteggere Trivella con jackpot. Cioè, i modi per proteggere Trivella ci sono. Ci sono anche delle fazioni che solitamente non la possono rimuovere. Quindi il fatto che rallenta la tempo swingata, siamo tutti sicuri che sia un nerf. Però allo stesso tempo, finalmente la carta sembra poter vedere anche altri archetipi, anche altri leader al di fuori di Line Pockets. Quindi io sono assolutamente contento di questo ricordo di Trivella. Non penso che sindacato comunque scenderà troppo di tier perché era tier 1, adesso sicuramente perderà qualcosa, ma rimarrà sicuramente giocabilissimo. La patch mi è piaciuta tanto, ovviamente io sono per losare di più, sono per cerchiamo di far giocare più carte possibile, soprattutto per quanto riguarda le carte vecchie. Quindi se loro osassero di più io lo apprezzerei, però sicuramente il nerf accord, il rework a Trivella e il cambio dell'alchimista sono delle cose che ho apprezzato veramente, veramente tanto. Che in ottica di nuova espansione porterà sicuramente freschezza e spunti per creare nuovi archetipi, soprattutto per quanto riguarda il sindacato. Signori, giungiamo alla fine della nota della patch 9.4. Spero che questo video vi torni utile. Fatemi sapere nei commenti la vostra che cosa ne pensate di questa nota della patch, dei vari nerf e dei vari rework. Attivate la campanella e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati con le news e le novità. Noi ci becchiamo tutte le sere in live con le nuove creazioni, la nuova espansione di Gwent. Signori, non perdetevi neanche una live.